Ragazzi, è arrivato quel giorno del mese. E no, ragazzi, non mi riferisco al giorno di noi donzelle, ma siamo nuovamente qua con il Fuck Time con Croatomist, parte 2, ragazzi. Ebbene sì, ragazzuoli, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Siamo tornati qui sul canale con il mio secondo Fuck Time, quindi dove vi svelo i miei segreti più segretosi, più segretissimi di sempre. Ho visto, ragazzi, che il mio primo Fuck Time è andato benissimo. Ha raggiunto tipo oltre le 40.000 visualizzazioni. Sinceramente non me l'aspettavo. E diciamo che è un tipo di format, un tipo di contenuto che mi piace portare almeno una volta al mese. Quindi oggi è quel gran giorno. Quindi, ragazzi, abbiamo anche la nostra tazzona con dell'acqua. Una tazza ovviamente di Dragon Ball che non può mai mancare, rubata da Giorgia, ma zitti, non glielo dite. E quindi oggi, ragazzi, con il mio telefonino andremo a leggere le domande che mi avete fatto su Instagram. Oggi ne andremo a leggere 10. E ho fatto ovviamente un box delle domande appunto su Instagram. E sono arrivate, ragazzi, delle domande veramente serie, imbarazzanti, cringe e spinte. Quindi oggi secondo me ci sarà più o meno un mix. Quindi, ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare questo video lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete il terzo vlog del canale, perché, ragazzi, prossimamente potrebbe arrivare un vlog abbastanza interessante. Ma ora passiamo alle domande. Sorsettino. Mi sento già meglio. Andiamo. Bene, ragazzi, domanda number one, fatta da Crozzo FN, che ci chiede: hai una Già, ragazzi, la domanda dice tutto. Hai un'attrazione per i piedi? Allora, perché questa domanda? Ultimamente, io non so perché, ma su Instagram arrivano sempre domande: ti piacciono i piedi? Mi daresti le foto dei piedi in cambio di 50 euro? Ma io, ma che è successo in questo periodo? Cioè, cos'è la moda dei piedi? Comunque, no, la risposta è no, non ho ovviamente un'attrazione per i piedi, perché sinceramente non me ne frega niente. Poi, rispetto chi ha determinate attrazioni, a me personalmente non interessa, quindi la risposta è no. Passiamo alla domanda number 2, fatta da I am Eros. Ti sei mai masturbata? Non ricordo se a questa domanda avevo già risposto nel mio primo Fact Time, ho un vago ricordo, quindi non lo so, nel dubbio risponderò nuovamente. Ragazzi, ma secondo voi è un qualcosa che fanno solamente i ragazzi? Cioè, no! Ragazzi, è una cosa che fanno tutti, donne, uomini, cioè, non cambia nulla. Quindi la risposta è sì. Se vi dicessi di no, sarei ovviamente una persona bugiarda. Siccome, come sapete, in questi Fact Time io rispondo sempre in modo sincero, non posso dirvi cazzate. Quindi la risposta è sì, ragazzi, ma è normale. Cioè, chi è che non vorrebbe provare o che non prova autopiacere, cioè, piacere su se stesso? Alla fine è come prendersi cura di noi stessi e del proprio corpo. Quindi la risposta è sì. Passiamo adesso alla domanda number 3. Let's go! Fatta dal signor Simo31, che mi segue sempre su Twitch, peraltro, quindi ciao Simo. A proposito, ragazzi, vi ricordo che mi trovate in live sul mio canale Viola, quindi Twitch, tutti i giorni dalle ore 17. Quindi vi aspetto anche solo per un saluto e per divertirci insieme. Trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione. Come ti sei sentita emotivamente nel periodo del ricovero in ospedale? Ok, questa è una domanda molto interessante. Allora, diciamo che non è stato ovviamente un periodo per niente semplice, perché comunque in ospedale ho passato veramente tanti anni e tanti mesi. Considerate che in realtà non è che andavo in ospedale per starci 10 giorni, 2 settimane. Andavo lì, ci stavo magari 2 mesi, poi tornavo a casa finalmente, dicevo wow, posso tornare finalmente a casa, per poi dopo neanche una settimana ritornare in ospedale. E considerate che ovviamente facevamo noi Sicilia, Bologna, Bologna, Sicilia, tutto in macchina. Cioè, mio padre faceva chilometri e chilometri in macchina, che erano tipo circa 1800 km in macchina, perché aveva paura dell'aereo. Quindi era ovviamente una fatica assurda, sia per me sia per i miei genitori. Ovviamente io perché stavo male, loro perché comunque era proprio una stanchezza assurda, e non è di certo piacevole per un genitore comunque vedere i propri figli stare male, ed è una cosa abbastanza normale. Quindi sono stata molto male emotivamente, mi sentivo che non ce l'avrei mai fatta, mi sentivo che non avrei mai superato quei periodi, mi sentivo diversa da tutti, perché magari tutti quanti a quell'età stavano magari a divertirsi, andare a scuola, giocare fuori, fare tante cose, tante attività, cose che io magari non potevo fare perché ero letteralmente sempre rintanata in ospedale. Quindi non l'ho passato per niente in una maniera bella, anzi stavo sempre rinchiusa per i fatti miei, non parlavo mai con nessuno, ero veramente in un mondo tutto mio che non volevo condividere con nessuno, anche perché nessuno comunque ne voleva far parte, di conseguenza per me
ero sola e basta, cioè non c'era nessuno, quindi non l'ho passato assolutamente bene. Domanda number 4, fatta da Mattia Ruggeri: cosa ti manca della Sicilia? Beh ragazzi, della Sicilia è ovvio che mi mancano le persone, mi mancano i miei affetti, mi mancano le mie persone, comunque mi manca la mia famiglia, mi manca mia madre, mi manca mio fratello, mi manca mio padre, mi manca mia nonna, mi manca ovviamente la mia gattina, anche se so che comunque è in mani buone, quindi grazie papà che ti occupi della mia gattina. Se guardare questo video ti mando un besito. E poi ovviamente anche la mia unica amicizia che ho, che ovviamente è Marta, per chi la conosce. Sì, più che altro gli affetti. Poi la città in sé, la casa, diciamo, non mi interessa, però gli affetti sì. Questo è quello che mi manca della Sicilia. Quindi ora passiamo alla domanda number 5, fatta da Lobby05, che mi chiede: quante volte ci hai pensato prima di farti il tatuaggio? Oh, allora, ecco qua ragazzi, parlo ovviamente di questo tatuaggio che peraltro sta piano piano guarendo. Ovviamente sta perdendo un po' di colore, un po' di pelle, ma è normale ragazzi. Però rispondendo appunto alla domanda quante volte ci ho pensato prima di farmi il tatuaggio, tantissime volte. È un qualcosa che volevo fare da quando ero piccola, letteralmente ero piccolissima, però non ho mai avuto il coraggio o lo stimolo di farlo, quindi ora era il momento di farlo e sono andata a farlo senza paura e senza preoccupazione. Anzi, PS, vi dico già subito che già ne voglio fare altri, ma questo è un problema di chi fa il primo tatuaggio, ne fai uno e ne vuoi fare tanti altri. Sono un po' male come frase, però mi riferisco ai tatuaggi, ok? Non pensate male. Grazie. Ora domanda number... che number era? Number 6, sì, number 6, fatta da Just Alex: mai fatto o vorresti fare sesso a 3? Questa è una delle domande che mi viene posta tutti i giorni. Non so cosa scaturisce questa curiosità nelle persone, però va bene, comunque rispondiamo senza nessun problema. Allora, forse quando ero piccolissima magari mi veniva in mente questa cosa, tipo mi chiedevo magari come potrebbe essere potenzialmente, ma no, non mi sono poi in realtà mai posta il problema, non mi è mai interessata come cosa, anche perché io sono comunque una persona che quando... come faccio a spiegarlo in maniera meno hard possibile? Che quando si cede a una persona lo fa perché ovviamente ho una connessione mentale, perché veramente sento di amare quella persona. Non mi sono mai concessa a qualcuno senza amore, forse ci sono mezza volta, ma in realtà non completamente, capitemi. Comunque no, non mi interesserebbe fare una roba del genere, perché ripeto, quando amo una persona io voglio essere di quella persona e voglio che quella persona ovviamente sia mia, perché se automaticamente penso a una roba del genere già non va proprio per niente d'accordo con me. Quindi la risposta è: mai fatto, vorrei fare, neanche, quindi entrambe no. Domanda number 7, fatta dalla signorina Ti Magno la Nutella, anche lei che mi segue sempre, ciao bella mia. Obiettivi futuri: allora, sicuramente un mio obiettivo grandissimo è quello di rivoluzionare ancora di più il mio canale YouTube, che comunque in questi mesi l'ho rivoluzionato cominciando a fare appunto video unboxing, video vlog, appunto i fact time e tant'altro, quindi non solo portarvi, diciamo, video di gameplay. Quindi un mio obiettivo grandissimo è quello di poter iniziare veramente a viaggiare tanto, vloggare tutti i miei viaggi e farvi vedere appunto a voi le mie esperienze di viaggio, comunque tutto quello che faccio, e farvi vedere più una Croato, mi sono a Martina, appunto fuori magari dal mondo del game. Sì, vorrei fare tanti viaggi, poi magari in futuro mi piacerebbe tantissimo poter avere una mia casetta, ma quello ovviamente si vedrà più in Laura, comunque sto ben in affitto a Milano, quindi non è un problema. Quindi penso che un mio obiettivo ovviamente sia quello di migliorarmi sempre di più a livello proprio lavorativo, fare tanti viaggi, vloggare per appunto farvi vedere le mie esperienze, e poi in realtà per il momento devo dire che non ho altri obiettivi, se non ovviamente andare sempre avanti a bombazza e divertirmi sempre, fare quello che mi piace, che è una cosa ovviamente molto importante. Domanda number 8, fatta dal signor Yoilori, che ci chiede: Giorgio, ti hai mai visto nuda? Sì? Domanda molto semplice, risposta molto semplice, quindi ti rispondo di sì, ovviamente sì. Capita spesso che, anzi quasi sempre, che ci facciamo anche la doccia insieme, e non solo, quindi sì. Passiamo adesso ragazzi alla domanda number 9, fatta dal signor Ascari Ita, che ci chiede: hai mai stuzzicato un feticista di piedi? Perché? Perché questa cosa? Perché? Ma no! Ma la risposta è no! Ma perché dovrei fare una roba del genere? Cazzo! No! Ovviamente no! Basta con questi piedi, raga, non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Basta! Quindi la risposta è no! Passiamo adesso ragazzi alla domanda number 10, l'ultima domanda di oggi, di questo fact time, che ce la ripropone nuovamente Ascari Ita, e ci chiede: ti hanno mai annusato? Ancora?
Raga, ma è fissato! Ascari, ma sei fissato! Ti hanno mai usato, leccato o baciato i piedi? Allora, ma perché tutta questa roba per i piedi? Perché? Non capisco! Non capisco! Perché? Allora, cioè, è una domanda in realtà stupida, devo essere sincera, nel senso, hanno usato? No! Leccato? No! Baciato? Sì, ma per trollare, cioè, non perché c'è tipo un feticismo strano che tipo, oddio, sì, dammi i piedi, ti prego, i piedi! No, sì, baciato, ma per trollare così, ma, cioè, no! Non in modo da feticismo o altre robe strane, quindi, boh, sì al bacetto ma non al resto, cioè nel senso, poi basta, questo è quanto. Però raga, basta con queste domande di piedi, non ce la faccio più, cioè, solo piedi, only piedi, only piedi. Comunque ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video. Mi sono anche dimenticata di bere la mia acquetta, credo ci sta l'acquetta. Comunque, spero che questo fact time vi sia piaciuto, questo video, diciamo, dei 10 segreti di Croatomist. Sicuramente ne arriveranno altri e probabilmente il terzo sarà ovviamente il mese prossimo, perché mi piace fare questo video una volta al mese. Quindi mi raccomando, se volete altri video di questo genere, ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché sennò mi arrabbio, capito? Mi arrabbio, divento una bestia, una bestia. E se non l'avete ancora fatto, lasciate like a questo video adesso e iscrivetevi, perché sennò vi cade la scrivania domani mattina e ve ne pentirete tantissimo. Quindi fatelo, ok? Fatelo. Detto ciò ragazzi, dalla vostra Croatomist è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Miei signori, andate in pace. Bella ragazzi!